Avanti. Fatto. Come mi ha ordinato, signora baronessa. Grazie, Mariano. Conto sulla vostra discrezione. Può contarci, signora baronessa. Dio mi perdonerà. Ma l'ho fatto per mio figlio, per Guglielmo. Uno scandalo gli rovinerebbe irrimediabilmente la reputazione. Ha sbagliato, lo so, e dovrebbe pagare. Ma sono sua madre. Che potevo fare? Che egli non sappia mai, mi raccomando, Mariano. Non deve dubitare di me, signora baronessa. Thank you.
Buongiorno, papà. Buongiorno, Maria. Faccio io il caffè. Che nottata. Che nottata. Vai, piano. Mamma dorme ancora. Per poco non ci ho rimesso la pelle. Ma l'ho avuta vinta io con quei delinquenti. Che soddisfazione mi sono levato. Li hai presi? No, ma sono riuscito a farli fuggire. Che colpi tu avessi sentito. Hai sparato? Non io, loro. E tu no? Beh, vedi, non è dignitoso competere con dei delinquenti. E poi erano fuori tiro. Lontani? Dietro l'angolo. E allora non li hai visti? Se li avessi visti... Eccoci alle solite. Ogni mattina un'avventura nuova. Buongiorno, mamma. Buongiorno, duchessa. Tu leggi troppi libri gialli. Altro che libri gialli. Una volta o l'altra vedrai che porteranno a casa il cadavere di tuo marito. Morto, vittima mamma del mia. Dovere. Ma Maria, sono d'accordo. Eccolo lì. Grazie. Pasqua. Pasqua. Pasquale. Sono le 7. Alzati su e portami il caffè. Oh, oggi sarà una giornata laboriosa. 5 clienti. L'effetto dell'inserzione sul giornale. Oh, la prossima volta invece di mettere chiromante, ricordati di mettere cartomante. Che differenza c'è? La chiromante legge la palma della mano. La cartomante invece... La pianta dei piedi. Ah, spiritoso. Legge le carte, no? Se non ci fossi a tirare avanti la baracca. Ma perché io, secondo te, non faccio niente? Lavo, stiro, faccio la spesa, cucino. Se vengono i clienti, mi trasformo in maggiordomo. E da quando hai affittato la camera a quel signorino, faccio anche il cameriere. Sì, ma quello paga bene i tuoi servizi. Per ricompensa con sigarette americane. Di contrabbando, che fumi tu. Se lo pizzicano, va a finire che andiamo di mezzo anche noi. Non c'è da fidarsi di questi guappi moderni. Smettila di chiacchierare. Ricorda di svegliarla alle 9 e con un buon caffè. Via. Va bene, va bene. Due, sette, cinque, nove. Un momento. Buongiorno. C'è un caffè da far svegliare un morto stamane. Tu l'hai preso? Sì. Allora possiamo ragionare. Ragionare di che? Hai riflettuto sulla mia proposta? Sì. Ti sei deciso ad accettare? Ma veramente... Dà retta a me, Pasquale, metti da parte gli scrupoli. Ci sono 20 bigliettoni. E che cosa dovrei fare? Niente, andare a ritirare la merce e portarla a destinazione. È uno scherzo da ragazzi. Ne riparleremo stasera. Ora devo andare a fare la spesa. Maria, anche questo è finito. Preparati che vai a portarglielo, eh? 5 minuti e sono pronta. Roberto. Ci siamo. È arrivato. Bene, lo vedremo più tardi. Buongiorno, don Roberto. Agli ordini, signorina. Buongiorno. Thank you.
Guarda lì. Quello è sempre di giornata. Ma dove guardi quello? Ah, è sempre lì per Maria. Tu non vedi mai le cose giuste. Scommetto 1000 lire che è innamorato della ricca. 1000 lire? Sta bene. Accetto. Scusi, signorina, non è mia abitudine fermare le ragazze, ma non ho altra scelta. Mi perdona, vero? Nemmeno io sono abituata a fermarmi con i giovanotti. Lo so, se fosse come tante altre, non lo avrei certamente fatto. Lei è molto seria, l'ho capito subito. Grazie, molto gentile. Ma ora devo andare, è tardi. Aspetti, non mi giudichi male. I miei sentimenti sono seri. Posso rivederla domattina. Ma io non la conosco. Oh, mi scusi, mi chiamo Giorgio Della Torre. Allora posso rivederla? Ma... non so. Mi dica di sì. I soldi li avrai quando la merce sarà a destinazione. Va bene, datemi almeno un anticipo. Non ti fidi? Sì, se poi... L'affare è comune il rischio. Del resto è come al solito. Chi verrà a prelevare la merce? Pasquale. È il mio padrone di casa. La farà franca, certamente. È il tipo che ci vuole. E va bene. Uscite. Subito, signora. Dovete ricevere una lettera. Ne ricevo tante. Ma questa è una lettera che aspettate da molto tempo. Fosse Margherita. Ve lo stavo dicendo. Ma non parlate voi. Dunque, Margherita... Ritorna nuovamente con me. Margherita fa un viaggio. Eccola qua. Donna di cuori, non si scappa. Non scappa più, vero? E qui c'è la sofferenza del vostro cuore. La vedete, la donna di Vicche? Eh? Leggo... Cosa? Leggo che Margherita fuggì da voi. Sì, è vero. Tu hai stato un genio. Dio quella notte. Ui! Era di notte. Sì. Ve lo stavo dicendo. C'è anche questo. Ma non parlate. No, non parlo più. Allora, venite a beccare e fate quella detto male. No, scusate, è l'orgasmo che mi porta a questo. Non parlo più. Fate. Margherita vi piantò e voi piangeste. Guardate che vada. Qua sono tutto lacrime. Però... anche Margherita pianse. Dite davvero. Vedete, la donna di cuori è andata a finire vicino al 7 di lacrime. Non si scappa. E quando torna? Vedo tant'acqua che vi divide per ora. L'acqua del mare ci è sconfinato come il vostro amore per lei. Però... Non mi dite che Margherita è ancora malata? Non sono io che lo dico, ma le carte, guardate. Si vede anche questo. Margherita è stata molto malata. Ma adesso è guarita. La vedete la guarigione, vedete? Quanto sta bella, tonda tonda, quanto è bella. Eccola qua. Non si scappa. Non si scappa. Sei arrabbiata? Peggio. Ma insomma, che c'è? E me lo chiedi, sai che non voglio che tu mi faccia cenni dalla finestra. E che c'è di male? A te non importa che la gente mormori, tu non pensi, non te ne curi della mia reputazione. Io non sono una di quelle che hai avuto finora.
Ma che ti succede? Non mi hai mai parlato con questo tono. Parlo ora e spero che tu mi capisca. Capisco. Ma allora come posso fare per vederti? Dimmelo tu. Impara ad attendere. Sei diventato troppo invadente. E tu sei molto cambiata. In passato non eri così. Mi cercavi, ora invece ho l'impressione che tu mi sfugga. Non dire sciocchezze. Io ho un nome e non voglio che la gente mormori. Ti amo, Edwige. È per questo che non so controllarmi. Farò quello che vuoi, ma non parlarmi così. Sapessi il male che mi fai. Dove vuoi che andiamo? Al solito posto. Se ti ha detto che non c'è niente di male, puoi fargli questo servizio, no? E se mi pescano con il pacco? E tu dirai che non sapevi cosa c'era dentro. E infatti non lo so. So solamente che è merce. Tu cerca di non sapere altro. Va bene, ma... Pulisci! Non sogno che di farti felice. Siamo così giovani, tutti e due. Ma l'amore è fatto per i giovani. Ne parlerò ai miei genitori, così potrò venire a casa tua. E se non ti lasciassero sposare una ragazza del popolo, tu sei un signore. Non pensare a sciocchezze. Pensa solamente al bene che ti voglio. Non mi dici niente? Ti voglio tanto bene anch'io. Spero che il fiore più bello lo abbiate riservato per Eccolo, me. Eccolo, conte, il fiore più bello costa 10.000 lire. Mi presento ai miei amici. Con piacere. Venite. Quale onore, baronessa. Sempre giovane, conte, e galante come ai bei tempi. Come sta, baronessa? Edwige, cara, le presento mio figlio. Molto lieto. Non credevo che sapesse anche sorridere. Come sarebbe a dire? Non è forse lei quello che chiamano il terrore delle aule giudiziarie? Questo dicono? Oh, pensare che Guglielmo è tanto buono. Non esageriamo, mamma, sono semplicemente giusto. Scusate, ne è proprio sicuro? Faccio del mio meglio per esserlo. Vediamo la sua offerta, allora. Esageratamente giusto. Mille grazie. Molto, molto, signorina. Un tesoro, più di tutte. Congratulazioni, signorina. Sono stanca, sfinita. Non si direbbe. Infatti voglio riposarmi ballando. Vuole accompagnarmi? Ma con piacere. A lei il tesoro, conte. Grazie. Il mio cestino è di là, signore.
sa che lei balla molto bene? Lo so, ma lasciamo andare, non dica le solite cose. Ci conosciamo da troppo tempo. È sicura di non sbagliarsi? Non mi sbaglio mai. È molto tempo che la conosco e so tante cose di lei, anche un suo segreto. Continuo a non capire. Non ho segreti. Neanche uno che si chiama Fortuna? Fortuna? Sì, Vicolo Fortuna. Toccato? Toccato. Non pensi che io faccia parte di qualche organizzazione di spionaggio? La cosa è molto più semplice. Un balcone del mio appartamento dà sul Vicolo Fortuna e da lì ho visto l'armeggio di un certo signore con una sognante fanciulla. Amore o capriccio? Amore. Povera Edvige. Edvige sono io. Nelle presentazioni i nomi non si capiscono mai. Lo sa che i primi giorni che la vedevo sotto al mio balcone m'ero illusa che fosse lì per me? Ha fatto male a non affacciarsi prima. Abbastanza abile la sua parata. E se le dicessi che conosco anche un altro segreto? Ah no, questa volta sbaglia proprio, non c'è nessun altro segreto. Non suo, ben inteso. Ma della sognante fanciulla. Quale segreto? Glielo dirò. Ebbene? Non qui. Dove allora? A casa mia, facciamo giovedì sera alle 9:30. Veramente non ho molto tempo disponibile, non so. È per non farle perdere il suo tempo che voglio parlarle. Non vedo occasione migliore. Non è questo il luogo per parlare di cose delicate. Delicate? Ed estremamente gravi. Lo faccio solo a fin di bene. Voglio aiutarla, Giorgio. Allora? Sta bene. A giovedì sera. Con delle carte non servono. Sono tutte sciocchezze. Ciò che bisogna sapere è se questo giovane fa sul serio. A me pare di sì. Mi ha fatto la corte per tanto tempo. E si dimostra molto affezionato. Non potete immaginare quanto è simpatico e come parla bene. Non ti entusiasmare troppo. Anche Pasquale parlava bene quando mi fermò. Oh no, io non mi entusiasmo. Anzi, penso che sarà una cosa molto difficile. Quello è un signore, si vede. Quando verrà a sapere che è una trovatella. Ma questo non ha nessuna importanza. Cicilia e Carmela ti adottarono regolarmente e ti amano come una figlia. Anch'io gli voglio tanto bene. A volte mi sembra impossibile che non siano i miei veri genitori. Ma sapete com'è la gente. Oh, non so. Dunque, intesi, la serenata è per questa notte. Siamo a vostra disposizione. Però ricordatevi bene, la canzone deve essere quella. Sarà quella, signorina. A servirvi, non dubitate. Ma perché dobbiamo cantare proprio quella canzone? E che te ne importa? Don Roberto paga bene. Paga bene, ma quello è Mario. Ma bisogna accontentarlo, con lui c'è poco da scherzare. Quando l'avrai conosciuto, mamma, ti convincerai. Ma che fa suo padre? Da quello che ho capito è gente molto ricca. Attenta, figlia mia, sta attenta. Sta tranquilla, non sono più una bambina. Parlerà presto con i suoi. Ma lo sa che noi siamo poveri? Sì, glielo ho detto. E tu sei proprio sicura che ti voglia bene? Sì, mamma, ne sono sicura. Merita il mio affetto, mamma, credimi. Tu dimentichi il nome della nostra famiglia. Questo dovrei dirlo io. Ma non lo dici. A te non interessa che tuo figlio sposi una nobile o una ragazza del popolo. Le ragazze del popolo sono molte volte migliori di quelle altre. Vittorio, ti proibisco. Papà, la mamma ha i suoi punti di vista. Questa Maria, che secondo te è l'ideale delle ragazze, sarà poi l'ideale delle mogli? Lo sarà, mamma. Ma lo sarebbe forse se sposasse un giovane della sua condizione. Ma ti rendi conto dell'abisso che esiste tra voi? Ti sei mai chiesto come potrà introdurre questa ragazza nel nostro mondo? È semplice. La presenta e buonanotte. Ah, è troppo facile. Una ragazza del popolo non potrà mai diventare una vera signora. Mamma, non cerco una signora, ma una giovane onesta, buona, che mi ami veramente. Suo padre, che fa? Ma questo è un interrogatorio di terzo grado. Fa la guardia notturna e sua madre è la sarta. È gente per bene. Imparentarmi con una guardia notturna? Non abbiamo nella nostra famiglia una guardia notturna. Pensaci, è molto decorativo. Sta calmo, non ti preoccupare. Vedrai, andrà bene anche questa volta. Ormai non puoi rifiutarti. Sei dei nostri. Non mi rifiuto, ma quella sera passai un brutto quarto d'ora. Ti pizzicarono? No, no. E allora di che hai paura? Non so che ci fosse nel pacco, né voglio saperlo, eh. Invece è bene che tu lo sappia. C'è cocaina. Coca? Ina. Gesù Maria, e se mi prendevano? Ma non ti hanno preso.
Domani sera ti troverai con la stessa persona in un posto che ti dirò io. I soldi li hai avuti? Sì. E allora perché non dovresti guadagnarne degli altri? Ma io... Non ci sono, ma o accetti o... Accetto, accetto. A capo le ha buttate, le è venuto stizzino la sa. Sto contro tutti i film e che stampa mi dà. E una vendetta nera i voglio fa. Ca chitarre con bambolino, io mi metto sotto un balcone, mi si affaccia sta signorina, le combine, le accordi fa. Po la canta che si tornella, che è capace d'andare a spiegare. Flippo, 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 fiore di primavera. La donna viene piedi sopra il cuore, e io non mi avvigliasse per mogliere. Nemmeno se me l'ordina il dottore, parola mia d'onore. Flippo, 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 fiore di primavera. La donna tiene peli sopra il cuore, e io non m'avigliasse per mogliere. Nemmeno se me l'ordina il dottore, parola mia, parola mia d'onore. Quanto mi dispiace perdere un cliente come voi. Dispiace anche a me allontanarmi da Napoli e dalla gente di questo vicolo. Capisco, dopo tanti anni. 18, esattamente 18 anni. Sarei rimasto volentieri, ma mia sorella è sola. Vive in provincia di Roma e ha tanto insistito per avermi con lei. Stanno sfrattando il ragioniere. Povero ragioniere. Povero ragioniere. Dove andrà adesso con tutta la famiglia? La moglie è molto malata. È la legge. Che vuoi? Abita qui, Pacifica Mosti. Sì, e tu chi sei? Sono un suo amico. E ti presenti con la pistola? Papà non c'è. È la mamma. È a letto con la febbre alla testa. La solita scusa. Chiama la mamma. Mamma. Chi è, Pierino? Signora, scusate, ma è necessario. C'è lo sfratto, signora. Li stanno mettendo fuori di casa. Per 4 mesi di arretrato. Ma che succede? Stanno sfrattando il ragioniere, signorina. Povero uomo, e come farà? E anche me. Fare qualche cosa. Donna Nunziata! Mi dispiace, signora, ma la legge... Sgomberate subito, senza fare tante storie. Come faccio? Mio marito non c'è, io sono ammalata. Dovete lasciare l'appartamento all'istante. Per l'amore di Dio, datemi ancora qualche giorno di tempo. Facciamo ecco presto. Qua, facciamo una palletta. Un po' per uno ce la faremo. Avanti, su. Io. Grazie, donna Nunziata. Date a me. Grazie. Permesso? Quanti? Permesso? Grazie. Permesso? Grazie. Bene. Un'opera buona, veramente. Ecco qua, da annunciati. Adesso vado a chiamare mamma, sì. Mamma! Grazie. Mamma! Mamma! Ma che è successo? C'è lo sfratto per il ragioniere. Oh, Gesù mio, povero. Butta giù i soldi che tengo nel comò. Quelli della stoffa? Sì, quelli. Aspetta. Grazie. La Madonna di Pompei vi darà prosperità e salute. Maria. Butta. Ci sono anche le 1000 lire dei libri gialli di tuo padre. Bene. Grazie. Grazie. Ecco la mia... Quanti? Ecco tutto il nostro incasso. Questo tutto. Mi fa perdonare tante cose. Questo? Anche la serenata. Ancora un po' di buona volontà. Mi ero distratto. Sì, lo so, grazie. 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 Maria! Piano, piano, grazie. Abbiamo superato! Oh, basta, basta! Se no ci compriamo tutto il palazzo. Più di 50 mila lire abbiamo fatto. E il resto seguirà per le medicine. Grazie. Ma che sta succedendo? Il ragioniere rimane. Ecco certo qua. Che rimane. Ah, c'è il denaro. È tutto a posto. Un momento che controllo. Maresciallo,
Vi potete fidare. Lo credo. Va bene, posso accettare. Va bene. La bontà del popolo non si smentisce. Mi avete levato una spina dal cuore. Che cosa vuoi? Avevo detto che non potevamo vederci. Edvige, ti prego, non assumere questo atteggiamento. Che sei venuta a fare? Un'altra serenata a dispetto? Hai proprio deciso di compromettermi definitivamente? Non fingere. Non è questo che ti preoccupa. Sono venuto per parlarti, per sapere finalmente la vera ragione del tuo modo di agire. Non c'è una vera ragione. Ci deve essere, invece. Sei fredda, insofferente. C'è un altro uomo, forse. Quel bell'imbusto con il quale ti ho visto fare la civetta. No, è molto più semplice. Sono stanca di te, della tua gelosia, del tuo continuo spiarmi. Ma sei tu che mi hai condotto a questo. Come vuoi, ma ora è finita. Dobbiamo essere intelligenti, dimenticare tutto. Io non posso dimenticare. Non fare l'innamorato. In fondo non è stato che un capriccio. Non per me. Ti amo, Edvige. Non voglio, non posso perderti, capisci? Hai fatto male a sperare, a farti delle illusioni. Cerca di ragionare. Non poteva durare eternamente. Ci siamo piaciuti. Ci siamo amati e adesso basta. No, no, non può, non deve finire così. Bada che sono capace di tutto. Lasciami, mi fai male. Va via, per sempre. Dirò di persona, verrò domani. Sì. Sì. Il ghiaccio è rotto. Mia madre si arrenderà. Non vorrei dispiacerle. Non preoccuparti, sarà un bel sogno. Da quanto mi dici, penso che tuo padre debba essere infinitamente buono. Papà è un uomo modesto. Ti piacerà. A che ora ci vediamo stasera? Scusami, amore. Stasera non posso. Devo accompagnare mia madre a teatro. Domani, allora? Certo, domani. Ti avevo detto, ho vinto io, caccia le 1000 lire. Aspetta. Che vuoi aspettare? Hai visto, no? Il signorino non stava all'angolo per Maria. Ho il naso buono io. Mi scusi, credo di essere in ritardo. 2 minuti. Vuole che le confessi che la stavo aspettando con ansia? Non pretendo tanto, comunque sarebbe carino da parte sua. S'accomodi. Un liquore? Sì, grazie. Tenga, allora. Che preferisce? Qualcosa di forte, che mi aiuti ad ascoltare il tremendo segreto che ha da rivelarmi. Non le sembra troppo presto? Ritengo necessario che si formi fra noi l'ambiente della circostanza. Giorgio sa che lei è un giovane veramente simpatico. Grazie del complimento.
Io cosa devo dire di lei? Che sono bella. Infatti è molto bella. Grazie. Venga qui, Giorgio, vicino a me. Conosce il titolo di questa musica? No. Segreto d'amore. È un altro il segreto che aspetto da lei. Ah, quello di Maria? Sì. Ma le sta veramente tanto a cuore. Non è una ragazza per lei. Non appartiene al suo ceto. Tutto qui? Sia ragionevole. La ragazza che lei ama non è degna del suo amore. Vede, le sue condizioni sono molto... Molto che? Non vorrei essere brutale, ma se vuole la verità devo dirle che Maria non ha una vera famiglia. È una trovatella, insomma. Nient'altro da aggiungere? Nient'altro. Allora devo deluderla, signorina, perché ciò che mi ha detto non cambia nulla. Comunque... Grazie della sua premura. Offesa? No, se ha agito a fin di bene. Sei entrato. Chi era con te? Non ti riguarda, vattene. Era questo che volevi, squadrino. Madonna di Pompei. Giuro, sulla Madonna di Pompei non ho visto niente.
Venite con me. Lasciateci andare. Venite. Oh, vi prego. Mamma! Mamma! Lasciatemi! Mamma! Lasciatemi con lei! Mamma! Lasciatemi! Ma perché mi trattenete? Perché? La ragazza era sola nell'appartamento. Sì, signor commissario, è stata trovata svenuta su questo balcone. La porta era chiusa a doppia mandata ed è stata forzata per poter entrare. E quello è il balcone dei Molinaro? Sì, signor commissario, è di qui che è passata, ha scavalcato. Sospette o qualcuno che possa fornire qualche indizio? No, per ora. Davanti al portone ci sono due suonatori ambulanti. Li ho fermati perché uno diceva: se avessi saputo che sarebbe morta non le avrei fatto la serenata a dispetto. Portali qui. Sì, signor commissario. Il decesso è avvenuto da meno di un'ora, direi. Frattura cranica prodotta da corpo contundente. Ecchimosi al collo e al volto. Interroghiamo le donne. Ehi, voi due. Uno e due, avanti, venite con me, via. Come mai vostra figlia si trovava nell'appartamento della vittima? Noi abitiamo qua vicino. Il nostro balcone è accanto a quello della signorina Elvigia. Maria è corsa per aiutarla. Da qua. Per carità, signora, aiutateci voi. Non può aver fatto niente la mia Maria. Dunque hai scavalcato? Sì, gridava aiuto. Sei sicura, eh? Udivi bene? Sì, sono sicura. Già. I due balconi sono vicinissimi. Immagino che uno che si affaccia al tuo possa udire facilmente ciò che avviene nell'appartamento accanto. Sì, signore. Dimmi un po', hai bevuto del liquore assieme alla signorina Londini? Cerca di ricordare. No. La signorina era morta quando io... E allora chi c'era nel suo appartamento? Nessuno. Nessuno. Se non vuoi passare guai, devi dire la verità. L'ho detta. Non è vero. Qualcuno ha bevuto con la signorina e tu sai chi è. No, no. Noi non c'entriamo per niente, eccellenza. È stato lui a volere quella canzone. Era una serenata a dispetto, vero? Sì, sì, eccellenza. Sì, eccellenza. La canzone dice... Attacca, che gliela facciamo sentire. Ah, sì. No, no, non importa, lasciate stare. Piuttosto ditemi, che rapporti correvano fra questo Roberto e la Londini? Non sapete nient'altro circa la signorina e le persone che riceveva? No, lei non guardava noi del vicolo, se la faceva con i signori. Abitate al vicolo Fortuna? Sì, certo. E non avete notato nulla ieri sera? No. Ah, quello delle 1000 lire. Ah, sì, sì. Chi sarebbe? Un tale, un signore. È arrivato con un taschino. Ed è salito subito dalla signorina Edvige. Quella che è morta. Che ora poteva essere? Prima delle 10, il portone era ancora aperto. Sì. Lo conoscete? No. Che tipo era? Un bel giovane. Elegante. Mi è costato 1000 lire. Come, come? Sì, sì, io dicevo che veniva per Maria. Lui diceva che veniva per la signorina. Abbiamo scommesso. E sono rimasto fregato. Non sapete altro? No, eccellenza. Va bene, potete andare. Grazie, grazie, eccellenza. Ah, un momento. Come si chiama l'uomo della serenata? Roberto Ventura. La signorina Londini è stata uccisa e tu affermi che con lei non c'era nessuno. Sei stata tu, allora? Lasciatemi, lasciatemi andare da mia madre. Sei stata tu? Rispondi. Non ne posso più, non ne posso più. Sei stata tu? Ormai non puoi più negare, tutto è chiaro, confessa, sei stata tu. No! Sei stata tu! Sei stata tu! No! Maria è innocente, ne sono sicuro. Colpevole o innocente è uno scandalo. Bisogna fare qualcosa. È evidente che l'uomo che cercano sono io. Il dovere di presentarmi. Dio mio, il nostro nome su tutti i giornali. Non andare. Ah, se avessi dato retta a tua madre. E tu non dici niente. Giorgio ha ragione, è il suo dovere. Telefono subito all'avvocato. Papà, vorrei fare qualcosa per Maria. Noi siamo ricchi. Lei invece, un avvocato è più necessario per lei che per me. Sta tranquillo, provvederemo. Vado al commissariato. Ma bisogna prima consultare... Fa tu, io vado. Aspetta! Oh, Dio mio.
Vi ripeto che io non c'entro. Comunque tra voi e la vittima non correvano buoni rapporti, a quanto risulta. Se permettete, direi che non esisteva nessun rapporto particolare. Non si organizza una serenata a dispetto senza una ragione. Signor commissario, conoscevo appena la signorina Londini. Era una ragazza superba. Non era molto simpatica a noi del vicolo. Per questo organizzai la serenata. Allora dovevate rispondere che i vostri rapporti erano di antipatia. Capisco dove volete arrivare, signor commissario. Ma se avessi avuto intenzione di commettere questo delitto, non avrei organizzato una serenata a dispetto. Ci sono anche delitti non premeditati, però. Comunque sono tranquillo. Chiedete al mio padrone di casa, Pasquale Rossi, dove mi trovavo all'ora del delitto. Per ora potete andare. Buongiorno. Sono Giorgio Della Torre. Vorrei parlare col commissario. Il signor Roberto rientrò presto, signor commissario. Posso testimoniare che era in camera mia quando la Molinaro gridò aiuto. Ricordate l'ora esatta? Le 11 erano già suonate. Vostra moglie dov'era? Dormiva. E voi che facevate? Io pulivo le carte con la benzina. Le carte? Eh sì, le carte. Mia moglie fa l'indovina. Beata lei. Andate pure. Sì, signore. Sì? C'è di là il signor Giorgio Della Torre, dice di avere rivelazioni importanti da fare. Nessuna notizia dell'uomo che stiamo cercando? No, però è stato individuato il tassista, anzi ce ne sono due. Come due? Sì, quello che l'ha accompagnata a casa Londini e un altro che dice di averlo portato in via dei Mille. Fa passare il Della Torre. Si accomodi. Avanti. È lui! Sì, arrestatelo! È quello che mi ha cercato, mille lire! Che mille, lui, mi dico! La conosco bene, signor commissario, sono il suo fidanzato. Non può essere stata lei, credetemi. Vi prego, signor Della Torre, stabilire l'identità dell'assassino è compito nostro. Dunque, voi dite che siete stato in casa Londini. In altre parole, siete l'uomo che stiamo cercando. Esattamente, sono l'uomo che ha bevuto in uno dei due bicchieri. Avete fatto bene a venire spontaneamente, questo semplifica le indagini. In che rapporti eravate con la Londini? Nessun rapporto, la conoscevo appena. Era la seconda volta che la vedevo. Tuttavia, questi rapporti dovevano essere più che cordiali. Vi siete trattenuti a lungo, avete fatto della musica, avete brindato. A che ora siete entrato in casa Londini? Poco prima delle 10. E vi siete trattenuto fino alle? Non ricordo, non me ne sono reso conto. Ma ci sono rimasto poco, ero turbato, nervoso. Turbato? Perché? Ma... Per quale motivo vi siete recato dalla Londini? Personale, signor commissario. Quando c'è un delitto non esistono motivi personali. Vi posso assicurare che sono completamente estraneo al delitto. Sono io che lo debbo giudicare. Vi prego di riferirmi tutto esattamente. Perché ci siete andato? Doveva farmi delle rivelazioni circa la mia fidanzata. Maria Molinaro? Sì. Che rapporti correvano tra la vittima e la Molinaro? Nessuno, credo. Che cosa vi rivelò la Londini riguardo alla vostra fidanzata? Mi disse che non era la figlia dei Molinaro, ma che era... Una trovatella. Sì. E voi? Me ne andai subito. Siete proprio sicuro che i fatti si siano svolti così? Certo. Ho l'impressione che voi conosceste, diciamo, più profondamente la Londini. E che fosse gelosa. Non minacciò di rivelare il segreto di Maria ai vostri genitori? No. Questo potrebbe chiarire molte cose. Il motivo di una lite, la vostra esasperazione... Voi credete? Non credo, suppongo. Comunque vedremo. Ma... Basta così. Accompagnate il signor Della Torre in quella stanza. Insomma, non capisco. Non allarmatevi, voglio farvi soltanto qualche altra domanda. La Molinaro. Avvicinati. Siedi. Ti sei decisa a dire la verità? L'ho detto, non so niente. Non è vero. Tu sai chi è l'assassino. Dal tuo balcone hai sentito tutto e forse anche visto. Non so, lo giuro.
Eppure ci risulta, e tu lo sai, che in casa della vittima si trovava Giorgio Della Torre. No, lui non c'era. Lui no. E allora chi? Chi c'era? Nessuno, nessuno. Tu menti. Lo ha confessato lui stesso poco fa. Non può essere vero. Perché no? Ti rendi conto che proprio tu lo accusi sostenendo che non era in quella casa? Tu sai che è lui l'assassino, perciò ti ostini a negare. Non so niente, non so niente. Ancora una formalità, signor Della Torre. Riconoscete quest'uomo? Sì, signore. Sì, signore. Io l'ho lasciato al numero 3 del vicolo Tre Stelle. Io l'ho preso sulla strada principale, all'angolo del vico Fortuna, e l'ho condotto in via dei 1059. Prima o dopo le 11? Certamente prima. Alle 11 era già al posteggio. Avete notato niente di insolito? Niente. Il signore ha salutato una donna al balcone ed è salito in tassi. Questa? Sì. Sta bene, potete andare. Ancora un momento. Prego. Giorgio! Maria! Signor Della Torre, confermate di essere stato in casa della signorina Londini? No, non c'era! Sì, Maria, c'ero. Lo confermo, signor commissario. Vi andai perché la signorina... Lo sa benissimo. Dal suo balcone ha sentito tutto. Maria, ciò che mi ha detto la Londini non ha nessuna importanza. Nulla potrà mutare i miei sentimenti verso di te. Perché non hai detto la verità? Hai creduto che fossi un assassino. Io non ho mai pensato questo di te, te lo giuro. Giorgio, io... Basta così, signor Della Torre. Potete andare. Perché hai mentito? Non so, ho avuto paura. Paura per il tuo fidanzato? No, avevi paura per te. Sei abile e scaltra, Maria Molinaro. Volevi farci credere di non aver sentito la parte del colloquio che ti spinse al delitto. Ora tutto è chiaro, hai ucciso per vendetta. Confessa! Avvicinatevi. Voi sareste la donna che ha saputo così bene raggirare mio figlio, eh? Gli voglio tanto bene. Se Guglielmo non fosse partito improvvisamente per la bisogna, avrebbe sposata. Lei lo sa. Che volete? Suo figlio mi scrisse di rivolgermi a lei nel caso avessi avuto bisogno. Non l'ho mai fatto. La sapevo contraria. Infatti, ma avete cambiato idea, mi pare. Mi guardi, signora baronessa, sono tanto malata. È la miseria che mi ha spinto a bussare alla sua porta.
Guglielmo non sa delle mie condizioni. Non ho voluto dargli questo dolore. Io gli lascio credere che la mia vita scorra serena e tranquilla. Ma ora... ora non posso più continuare. Quanto volete? Niente, signora baronessa. La prego, non mi fraintenda. Non è per me che sono qui, ma per la creatura che deve nascere. Cosa? A questo punto? Chi altro sa? Nessuno, signora baronessa, nessuno. Mi aiuti, per carità. E va bene. Vi manderò in una casa di mia proprietà nella campagna di Pompei. E non vi muoverete di là per nessuna ragione. Grazie. Dunque intesi. Mi raccomando, la massima segretezza. I contatti fra me e quella donna avverranno soltanto per tramite vostro. Può contare sulla mia discrezione, signora baronessa. Guardate che magnificenza. Non vedo l'ora che nasca. Vado di sopra, signora. Avete bisogno di niente? No. In ogni modo, chiamatemi. Sì, grazie, Concetta. Povera creatura mia. Sono tanto preoccupata, don Mariano. Non mi sento bene. È come se qualcosa si spegnesse a poco dentro di me. E mi sento ogni giorno più debole. Non dimenticate il vostro stato. Sì, avete ragione. Certe volte sono presa da una grande felicità. Sarò madre, penso. E subito dopo da un grande sconforto. Chissà se Guglielmo riuscirà a vedere suo figlio. Che malinconia sono queste? Ah, la guerra è guerra, non mi illudo. È solo questo che mi preoccupa. Per il resto non mi lagno. Qui sto bene, Concetta è tanto buona. E voi, don Mariano? Non ho parole per ringraziarvi. Il signor avvocato ritornerà. E allora? E allora che sarà di noi, don Mariano? Guglielmo non potrà niente. La madre, i parenti, gli amici, tutti saranno contro di me. State tranquilla. Non vi angustiate prima del tempo. Al suo ritorno tutto si aggiusterà, ne sono sicuro. Ora voi dovete pensare soltanto al bambino che sta per nascere. Sarà lui che commuoverà la nonna. Il sangue è sangue. La baronessa poi non è cattiva come sembra. E mamma anche lei comprenderà. Oh, che bel sogno, don Mariano. Parlate, parlate ancora di Guglielmo, del bambino. Mi pare di vedervi tutti e tre a Napoli, nel grande palazzo. La nonna che gioca col bambino e voi felice con il signor Guglielmo. No, Concetta, non dormo. È così bello sentir parlare di felicità che ho chiuso gli occhi come per goderla. Io che ho tanto sofferto. Signora baronessa, una cosa straziante. Mariano! Mi perdoni, signora baronessa, sono così stravolto. Che è successo? La signora Lucia è morta. Morta? Morta. Col nome del signor Guglielmo sulle labbra, dopo aver dato alla luce una bella bambina. Una bambina? Povera signora Lucia. L'ha aspettata con tanta ansia. E non ha potuto nemmeno vederlo. È doloroso. Ho affidato la bambina a Concetta. Avevo pensato di portarla qui, ma... Qui? Ma siete impazzito! Ho il dovere anzitutto di pensare all'avvenire di mio figlio. Questa bambina rappresenterebbe un ostacolo nella sua vita.
nessuno dovrà mai sapere. Nessuno. Presidente, signori giurati, a prima vista potrebbe apparire arduo il compito dell'accusa in un processo come questo, un processo cioè indiziario, dove manca la prova massima, la confessione dell'imputata. Ma se voi lasciate parlare i fatti nella loro crudezza, vedrete che il compito dell'accusa è insolitamente facile, perché sono proprio i fatti a dare la prova logica che l'accusata è colpevole, degna quindi di essere punita dalla inesorabilità della legge. Osserviamo l'imputata, signori della Corte. Guardiamola bene in viso. Una ragazza. Poco che una fanciulla. Una fanciulla, dicevo, dal volto angelico. Questo, signori giurati, è ciò che vediamo. Ma non lasciamoci incantare e cerchiamo di vedere ciò che si nasconde dietro quel volto. Chi è Maria Molinaro? Una trovatella. Chi era il padre di costei? Se come ereditale lasciò nell'animo la furia omicida con la quale colpì più volte la sua vittima, la ragazza che seppe così facilmente uccidere non può aver avuto per padre che un criminale. È facile comprendere, scrutando nei recessi di questa verità, come... Silenzio! Come ad un uomo simile sia stato semplice liberarsi della propria creatura abbandonandola ancora in fasce sulla strada. Maria Molinaro non poteva quindi avere una natura diversa da quella che ebbe in eredità. Natura nociva, antisociale. I genitori adottivi tentarono di educarla, ma non si può. Non si può riformare l'istinto che ha radici profonde là dove soltanto agisce la natura dell'individuo. Cosa abbiamo dunque accertato? Primo, l'opportunità dell'accusata di commettere il delitto. Solo Maria Molinaro, uscito il giovane della torre, poté entrare attraverso il suo balconcino in casa della vittima. Secondo, la causale del delitto. È l'imputata stessa ad ammettere di aver udito parte del colloquio tra la Londini e Giorgio della Torre. Da notarsi che l'imputata ammise ciò in istruttoria soltanto dopo che lo stesso della Torre l'ebbe involontariamente smascherata. Ella ammette dunque di aver udito parte del colloquio, ma vorrebbe credere di essersi allontanata e di non aver sentito proprio la parte che la riguardava strettamente. Che cosa rivelò Edvige Londini all'innamorato di Maria Molinaro? Il segreto della sua nascita. Gli rivelò che la donna che gli voleva portare all'altare era una trovatella.
Perché l'imputata nega di avere udito questa parte del colloquio? Perché in essa vi è la ragione del suo delitto. In quel momento voi, Maria Molinaro, aveste paura di perdere non un innamorato, ma la possibilità di contrarre un matrimonio vantaggioso con un uomo ricco e nobile. Non fu dunque, come può apparire, la sola gelosia a spingere la Molinaro al delitto, ma un sentimento ben più spregevole, la vendetta. La figlia di Guglielmo. Non è vero, non può essere vero. È la bambina che non ebbe il coraggio di abbandonare all'ospizio, la stessa che fu raccolta da Molinaro. Che mio figlio non sappia mai, per carità. Ma si rende conto che in questo momento un padre sta accusando la propria creatura? Lei, signora baronessa, ha il dovere di dire tutto. No, Mariano, mai. Non lo farò mai. Se a quanto abbiamo appurato si aggiungono le prove accertate, le impronte digitali sul corpo del reato, le macchie di sangue sul vestito, avremo la prova schiacciante della responsabilità dell'imputata. In base all'elencazione dei fatti, dunque, tutto è chiaro. Scompare ogni ombra di dubbio. Maria Molinaro ha ucciso. Fosco dramma dove cupidigia, odio e vendetta armarono la mano omicida. Ricordiamo dunque, signori giurati, che quando si tratta di simili delitti non vi è pena che sia troppo severa, e che ogni pietà rappresenterebbe una gravissima offesa alla giustizia. Per oggi è finito, signor Presidente. Concluderò nella prossima udienza. La difesa? Benissimo, signor Presidente. Tu non puoi capire. Ma tu dimentichi che anch'io sono un padre e che la mia creatura...
Tu piuttosto non conosci questo sentimento. Non ti ho forse dato tutto il mio amore di madre? E non avevo anch'io diritto a quest'amore con il quale giustifichi il tuo egoismo? Hai fatto di mia figlia un'assassina e di me il suo accusatore. Contro chi mi scaglierò domani? Contro mia madre o contro mia figlia? Madonna benedetta del Rosario, tu che fai tante grazie e sai che sono innocente, aiutami, ti prego. Perdonerò tutti coloro che mi fanno del male, anche quell'uomo che è tanto crudele con me. Vergine Santa, domani è la tua festa, fammi la grazia. Si sono verificate circostanze così gravi, così importanti, che io vorrei che l'accusata non fosse rea. Vorrei renderle non solo la libertà, ma cancellare persino ogni traccia di questa vicenda. Mi sia concesso di ritornare su una grave circostanza, la più grave di questo processo. Gli oscuri natali di Maria Molinaro. Concedetemi una volta tanto, signori della corte, spietata accusa contro il vero colpevole, il solo responsabile di questo delitto, contro colui al quale va imputata la colpa che oggi in quest'aula si sta giudicando. Signori della corte, è proprio sulla figura di quest'uomo che voglio soffermarmi.
sul vero padre di Maria Molinaro. L'uomo che avrà il martirio di vedere condannare la creatura del proprio sangue. E contro di lui sarò implacabile come non mai. No, non è un fantasma, signori, quello contro il quale la mia coscienza si scaglia con tutte le sue forze. Il padre dell'imputata, signori della corte. Innocente! È innocente! È innocente! Della Torre, vuoi prendere per tua legittima moglie la qui presente Maria Curti, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. E tu, Maria Curti, vuoi prendere per tuo legittimo marito il qui presente Giorgio della Torre, secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Ego coniungo vostro in matrimonio.